Ciao, oggi sono qui all'interno di Windows 11 perché vi voglio far vedere come è abbastanza semplice andare ad installare qualunque APK di un'applicazione Android sul sistema operativo di Microsoft. Non importa nemmeno fare parte dell'ultima beta di Windows 11, potete stare anche nella versione stabile, ma vi anticipo subito che non è che tutto funzioni esattamente così e adesso vediamo come fare e come mai non funziona proprio tutto a dovere. Allora, piccola premessa importante, c'è un articolo collegato a questo video che appunto abbiamo provato l'app Android su Windows 11 che vi spiega passo passo tutta la procedura che ho attuato, diciamo appunto, per installare queste applicazioni. Quindi fate riferimento anche a questo articolo, casomai qualcosa non fosse chiaro dal video e viceversa. Dunque, la strada ufficiale per avere le applicazioni Android su Windows 11 ve l'avevo in realtà già spiegata in un altro articolo, che ovviamente trovate anche lui linkato qua sotto, che è questo qua. Le app Android arrivano per Windows 11 Insider, quindi dovete aderire al programma beta andando sul sito di Microsoft, c'è proprio il link per aderire alla beta di Windows 11. Poi dovete andare nelle impostazioni di Windows 11 alla voce Windows Update, programma Windows Insider e scegliere il canale beta nel menu qua in alto. Vedete, ci sono tre opzioni: Dev, Beta e anteprima. Voi scegliete appunto canale beta e a quel punto il link è sempre nell'articolo che vi ho fornito in precedenza, eccolo qua, dovete scaricare l'App Store, ma il problema è che comunque questo App Store ancora non sono riuscito a farlo funzionare in Italia perché al momento è limitato agli Stati Uniti. Anche andando a cambiare l'area geografica statunitense, la lingua, eccetera, non funziona nel nostro paese. Lasciando quindi da parte, diciamo, quello che è il metodo ufficiale, vediamo comunque un'alternativa che ci permette di installare qualsiasi APK e che quindi è anche più potente, se vogliamo, della soluzione di Microsoft su Windows 11. Avrete comunque bisogno del Windows Subsystem per Android che viene scaricato automaticamente appunto con la beta di Windows 11, quindi o passate alla beta come abbiamo appena visto, oppure metodo numero 2, rimanete a Windows 11 stabile ma dovete scaricare appunto questo subsystem. E come si fa? Vi ho lasciato il link, che al momento non funziona ovviamente, con un'alternativa che consiste nell'andare in questo sito che state vedendo in questo momento, selezionare Product ID, copiare il codice che vi avevo fornito, sempre trovate tutto sul sito, selezionare qua a destra Slow e poi premere sul tasto di ricerca. Vediamo se intanto faccio scomparire questa pubblicità perché dobbiamo scorrere fino in fondo, è la voce da 1,21 GB, l'ultimo file proprio, quello più grande, lo dovete scaricare e poi andare ad installare appunto il vostro subsystem per Android. C'è comunque tutto spiegato qua sul sito, quindi è inutile che mi dilunghi ulteriormente su questo aspetto. Una volta che avete il Windows Subsystem per Android potete installare appunto in teoria qualunque APK. Allora, gli APK ve li dovete procurare da voi. APK Mirror, APK Pure, F-Droid, gli store che volete, non mi interessa, non lo voglio sapere, vi dovete comunque procurare gli APK delle applicazioni che volete andare ad installare. A quel punto dovete avviare il vostro Windows Subsystem per Android, lo cercate qua direttamente tra le applicazioni installate ed è questo qui. Attivate la modalità sviluppatore, che io ho già attivato. Premete magari sotto su aggiorna dove c'è indirizzo IP non disponibile, se continua a darvi problemi di appunto di IP che non è disponibile, cliccate su gestisci le impostazioni sviluppatore subito sotto alla modalità sviluppatore appunto e vedete che viene proprio avviato il sottosistema Windows per Android. Ci sta un pochino a pensare, vi avvia tra l'altro questa finestra che è proprio uno spaccato delle impostazioni di Android e in teoria adesso dovrebbe esserci esatto il vostro indirizzo IP perché è un indirizzo IP interno che ha creato il sottosistema appunto per Android, segno che a questo punto siete pronti ad utilizzarlo. Quindi non vi rimane altro che utilizzare il terminale di Windows, lo cercate appunto tra le applicazioni, non ci sono problemi, e vi spostate nella cartella dove avete scaricato i vostri APK. Io banalmente ho messo tutto nella cartella download, li vedete qua gli APK che ho scaricato, e a questo punto dobbiamo collegarci al nostro subsystem per Android, quindi facendo un ADB connect 127.0.0.1 2 punti 28 5 oh, com'era l'indirizzo? 58526. 26 collegato e a questo punto se fate un ADB devices vi dovrebbe restituire che siete collegati appunto al vostro localhost sostanzialmente al subsystem per Android. Se non avete ADB nella guida presente su smartwork.it vi ho lasciato il link per andare a scaricare ADB e per inserirlo nel path di Windows in modo da poterlo utilizzare da qualunque cartella. Fate quindi riferimento all'articolo per scaricare ADB casomai non fosse già installato. A questo punto è facilissimo.
ADB install e il nome del pacchetto che volete installare. Per esempio facciamo questo, che era uno di quelli suggeriti da Google. Vedete che vi dice performing streamed install, ci sta un pochino a pensare a seconda anche delle dimensioni del pacchetto stesso, ma nel giro di una decina di secondi circa dovrebbe essere tutto pronto. E infatti se poi noi andiamo nel menu start, eccolo qua, abbiamo trovato il nostro Duplo Word. Che dite, provo a cliccare su questo Duplo Word? Direte voi, come mai ha installato proprio Duplo Word? Perché era uno dei 50 applicativi ufficialmente supportati, sono pochi, ed effettivamente vedo che qui qualcosa sta succedendo. Tra l'altro è supportato il controllo tramite touch. Io in questo momento sono su un Surface Laptop 3 e nelle applicazioni che ho provato, prima di questa per esempio anche Instagram, era perfettamente supportato il touchscreen. Anche adesso ho avviato Duplo Word tramite touchscreen. Quindi sì, bellina questa cosa, perché se avete un tablet o comunque un sistema Windows con il touch lo potete utilizzare esattamente come se fosse un'applicazione Android. La potete poi vedere, vedete, andare ad ingrandire, rimpicciolire, se non sbaglio anche ridimensionare, anche se il ridimensionamento non avviene proprio al volo, ma insomma non pretendiamo, non pretendiamo troppo, però funziona bene. E soprattutto le ritrovate poi queste applicazioni insieme a tutte le altre di Windows e le gestite esattamente come gestireste le normali applicazioni di Windows. Cioè se io ci vado a premere sopra con il tasto destro, stavo facendo col dito, e premo su disinstalla, la disinstallo esattamente in questo modo, così proprio pulito pulito come farei con altre applicazioni Windows. Sono di fatto indistinguibili qua nell'app drawer. Vedete questa Instagram l'ho installata tramite APK. Avevo provato anche YouTube, ma YouTube non funzionava e quindi diciamo che mi sono dovuto arrendere. Proviamo qualcos'altro, visto che siamo qui. Dunque Instagram, YouTube vi ho detto appunto che non funzionava bene. Proviamo qualcosa di un pochino più, secondo me, complicato, come Bombo Squad, che in fondo è un gioco abbastanza, ora per gli standard odierni non certo complesso, però rispetto alle altre applicazioncine è un pochino più grande. E vediamo che cosa succede. L'ha installato, devo dire, abbastanza rapidamente. Bombo Squad è qui, ci premo sopra. Non è tra i giochi ufficialmente supportati, non è, che io sappia, tra i 50 titoli. Ecco, vedete, esatto. Mi immaginavo che prima o poi qualcuno avrebbe dato un errore del genere. Ci vuole Google Play Services, anche se sembra che comunque sullo sfondo sia partito. Probabilmente Play Services serve per il fatto di leaderboard, ma comunque sembra, oddio, anducchiare, anche se in questo momento non ho collegato nulla e lo vedo un po' tentennante, ma questo tutorial sì, funziona. No, vabbè, che bellezza, sto giocando a Bomb Squad col touchscreen e va, diciamo, va. Oh. Oddio, aiuto, aiuto, finirà malissimo. Eccomi, allora sono ritornato nella mia finestrina di dimensione giusta, mi scuso per l'audio, ma a quanto pare non lo sta registrando solo dal microfono, ma registrava anche l'audio interno. Questo non lo diceva il programma che sto utilizzando, che è Dropbox Capture, tra l'altro. E mi scuso anche appunto per alcuni glitch che ho visto quando c'era il puntatore del mouse, ma quello è un po' Windows 11 che a quanto pare interferisce. Stavo provando tra l'altro a riavviare Instagram, ma vedo che non ne vuole sapere, qui che ponza indefinitamente. Quindi la morale è questa: funzionano poche app, una cinquantina, non ho nemmeno l'elenco ufficiale perché Microsoft non l'ha rilasciato. L'unico modo ufficiale sarebbe tramite l'Amazon App Store, ma ancora da noi non è disponibile, quindi è anche un po' inutile lamentarsi della mancata compatibilità di APK caricati in questo modo, che non è certo appunto quello ufficiale. È una beta, è solo negli Stati Uniti, solo tramite Amazon App Store, solo 50 applicazioni. È un inizio, ma quello che mi piace per esempio è il fatto che comunque il meccanismo in finestra funzioni. L'abbiamo visto prima con l'app di Duplo, è ben ridimensionabile, funziona, piccola, grande, riduce icona, le puoi andare a disinstallare, niente, Instagram ormai mi arrendo, le puoi andare a disinstallare direttamente tramite il menu start di Windows, come qualunque altra applicazione, cosa che farò adesso per Instagram, anche se mi è venuto in mente che probabilmente in questo momento sicuramente avrà glitchato a bestia il puntatore a schermo. Insomma, C'è la base, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. È assolutamente una prima beta. Il supporto alle app Android non è mai stato un game changer negli altri sistemi in cui è arrivato. Sui Chromebook non ha cambiato la loro vita.
su Windows, bene o male, in qualche modo potevate comunque farli girare, soprattutto i giochi, magari tramite BlueStacks, e non è che sia stata una rivoluzione in ambito Windows, appunto. Staremo a vedere una volta che l'implementazione di Microsoft sarà completa. È comunque un passaggio importante, secondo me, soprattutto perché Windows vuole essere il sistema desktop dei dispositivi Android. Gli iPhone già ce l'hanno, macOS, e i Chromebook non sono esattamente la stessa cosa, anche solo a livello di diffusione. Microsoft vuole giustamente provare a fare il desktop per Android e lo fa anche tramite il supporto alle applicazioni. Poi ovviamente c'è l'app, il tuo telefono, che serve proprio a collegare i due, ulteriore segno del fatto appunto che Microsoft ha deciso così, bene o male. Vedremo poi come questa sua implementazione si sarà sviluppata in futuro, ne riparleremo senz'altro nel corso dei prossimi mesi. Intanto voi fate un bel like su questo video, condividetelo, iscrivetevi al canale, fate anche un dislike se proprio volete, ma fatemi sapere come mai nei commenti. Da parte mia, come sempre, un saluto e alla prossima.